Non ci credo. Gesù finalmente è risorto. Stavo per chiamare il medico legale. Scusa, ho fatto un po' fatica ad addormentarmi. Anch'io, visto che ti sei agitato tutta la notte. Ok, cos'hai? Mi sento solo fortunato. Lo sai, campione. Ma stavo pensando... Davvero? È un vero miracolo. Stavo pensando di portare te e la bambina al lago. Sul serio? E il lavoro? Io e Polly abbiamo fatto un po' di soldi. Ah, una delle sue idee assurde ha funzionato? Qualcosa del genere. Prepara i bagagli. Torno dopo essere passato da Polly. Cosa mi nascondi, Tommy? Niente. Certo, tu e Polly diventati ricchi all'improvviso e ora vuoi lasciare la città? Qualcosa non torna. Che senso ha fare soldi se non li spendi? Non è questo. Lo vedi? Non riesci neanche a stare fermo. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Probabilmente non sai ancora perché. È possibile. Cerca di capirlo prima di arrivare da Polly, nel caso la tua agitazione dipendesse da lui. Polly sta bene, non devi preoccuparti. Ci vediamo dopo, allora. Questo quartiere sta andando allo sfascio. Che è successo alla tua posta? Dio solo lo sa. Ehi, hai sentito che trambusto stanotte? No, ero di turno. Il tipo dell'appartamento di sopra ha fatto un casino pazzesco. Di nuovo! Polly! Oh, Cristo! Polly. Polly. Oh mio Dio. Sam, sono io. Sono Tom. Dov'è Polly? Lui è... morto. È qui davanti a me, accasciato all'ingresso, due buchi in testa. Oddio, volevo... ho chiamato per avvertirlo. Di cosa? Cristo santo. Tom, voi mi avete salvato la vita 3 volte. Avvertirlo di cosa, Sam? Salieri, ha scoperto della rapina in banca. Sei nella merda, Tom. Devi sparire subito. Ok. Ok. Mi servono un po' di soldi per lasciare la città con le ragazze. Certo, qualunque cosa. Vuoi che venga da Polly? No. No, non posso stare qui. Facciamo alla galleria comunale. Sì, ok. Fa attenzione, Tom. A tra poco. Grazie, Sam. Pago sempre i miei debiti, Tom. Lo sai.
soli. Devo andare. Mi dispiace. Chiamo la polizia. C'è qualcosa che non quadra. Hanno detto che potrebbero esserci stati degli spari. Fermo lì, Tommy. Cazzo. Ehi, Tom. Sam. Che cosa sta succedendo? Tu e Polly, sai, mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam. E mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa di Polly stavi cercando questi? Ecco la tua parte! È più di quanto ti aspetta. Hai ucciso Polly? No! Lui si è ucciso con le sue mani! Vedo che la cosa ti fa soffrire molto. Che vuoi? Sono felice! È che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera. E poi ho trovato questo sacco pieno di perdoni. Tom, il Don sa tutto di Frank. E della puttana. La puttana? La ragazza che ti piaceva? Sei tu che l'hai risparmiata. Mi dispiace veramente, Tom. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. A Don Salieri... tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà. Ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato le spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. Addio. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Dove sei, Sam? Gli affari sono affari, Tom. E tu più di tutti dovresti saperlo. Devo ricaricare.
la nostra unica regola. Devi morire, tassista! Fuori di qui! Accendi un bel fuoco! Ancora rispetto per il Don, non faresti storie. Prendi! Vaffanculo, Sam! So che faresti lo stesso, Tom. Anzi, so che già hai fatto lo stesso. La situazione si sta facendo seria, ragazzi. Eliminate! Sono già finiti, Sam! No! No, no, no! Salieri ci stava fregando! Salieri stava fregando te! Io? Io sono più forte! Tom, però i soldi della droga permettono di pagare parecchi uomini. Fatelo fuori, ragazzi!
stanco di questa vita, Tom. Lo so, è da anni che vai avanti così. Ma ora c'è solo una via d'uscita. E io sono quello che te la offre. Non importa quanto scappi, Salieri ti troverà. Questa vita non si abbandona. Ci resti dentro finché non muori. Stavolta nessuno ti porterà dal dottore, Sam. Se mi uccidi adesso, il Don non smetterà mai di darti la caccia. Ma se mi risparmi, dirò a Salieri che sei morto. E potrai sparire come Frank. Però abbastanza furbo da non tornare, giusto? Che ne è stato di lui? Si era nascosto in Europa. Ma quel pezzo di idiota andava alle corse dei cani. Un giorno un amico della famiglia l'ha visto. E così Salieri ha mandato i suoi uomini. E la sua famiglia? Cristo. Non ce la fai, vero? C'è sempre quella vocina nella tua testa. Che magari ti ricorda quella di tua figlia. O di Sara. Magari ti dice di non premere il grilletto. E tu non riesci a deciderti. Diventa più facile quando apri quella cazzo di bocca. Ce la siamo spassata, non è vero? Ricordi quella volta? Insieme, io, te e Polly. Oh.